Ci siamo lasciati a Sassuolo con il rammarico per un risultato ampio, ma una prestazione positiva. Oggi un passettino indietro c'è stato. No, secondo me non hanno fatto male. Oggi comunque cercano di giocare in tutti i modi. Cercano di giocare. C'è stato un Purtroppo cambio lì. di modulo a un certo punto dal 4-4-2, 4-2-4, quello che era, si è passati a un 4-3-3. C'era una situazione, magari si voleva sfruttare quell'offensività, quella capacità di ripartenza che si era vista la settimana scorsa. Sì, ho cercato di mettere le balli, insomma, questa bassa mediana della difesa, ma nel senso che potesse fare un po' più gioco, cercare i due esterni, Liona e Pasini. Come c'è stato, secondo me, sia lei che penso tutta la squadra non abbiamo fatto una brutta partita. Purtroppo paghiamo, vedo il primo gol, il secondo, episodi, disattenzioni, il terzo gol, dove la cosa che chiedevo era cercare di far velocità da una parte e liberare dall'altra. Già domenica, il terzo gol purtroppo dove si poteva fare questo tipo di gioco, il terzo gol si è preso sulla ripartenza. Questa penso che sia una disattenzione. Comunque quando si attacca però bisogna fare Forse tradisce un po' anche il ritmo che c'era stata la settimana scorsa, una partita molto più avvincente. Il Verona forse si è fatto intrappolare un pochino anche dalla costruzione dal basso, dal possesso comunque sempre buono dell'Inter, anche a partire dal portiere. ci sta, facciamo la scelta di farle giocare dietro, poi quando la palla arriva sul terzino cerchiamo di chiudere, non fargli uscire, recuperare la palla. Ecco. E quando stanno lì fanno il loro possesso, a me sinceramente non si fanno gol. Purtroppo se vado ad analizzare i gol che abbiamo preso 26 totali, sono tantissimi, ma più che altro non perché gli altri ci mettono sotto, ci combattono di tiri o comunque occasionano, sono tutte più che altro del nostro. Ma ripeto, sia forse solo 4-1 che oggi 3-0, sinceramente prestazione abbiamo fatto una brutta prestazione. Abbiamo cercato anche di giocare, secondo il primo tempo siamo arrivati in meno, anche se abbiamo avuto un'occasione. Secondo tempo qualche occasione in più, però ragazzi, sono andata a buttare dentro, noi non lo Chiudo chiedendo comunque, diciamo anche la scelta di fare il tridente con Pirone, Ionna, Cantore dal punto di vista offensivo, sembrava potesse pagare, adesso il Verona deve ripartire cercando di costruire una manovra più fluida che si avvicini di più all'attacco. sì, dipende anche dalle squadre che affronti. Sassuolo, secondo me, hanno fatto molto bene i tre davanti. Oggi nel primo tempo non ho visto la qualità che c'è stata la settimana scorsa, ho preferito allargare un po' l'attacco mettendo dentro Pasini e si è visto qualcosa in più, comunque abbiamo avuto anche qualche occasione di partenza o anche comunque anche una non mi ricordo bene Cantore o qualche cross con Leona. Sinceramente non mi aspettavo, ecco, cioè il valore dell'Inter è alto, vedendo tre di singoli, però a casa con 3 punti, con 3 gol fatti, noi 2 punti, 2 gol fatti.